veloce e funziona con l'app C19. Grazie, Green Pass Staff. Buonasera, sono pienamente soddisfatto del servizio. Grazie mille al Green Pass Staff. Funziona tutto perfettamente. Grazie. Con l'adozione del Green Pass, alcuni soggetti hanno cominciato in qualche modo ad offrire la possibilità di aggirare la normativa vigente, offrendo Green Pass anonimi o piuttosto Green Pass falsi, più che altro millantando la possibilità di offrire quel tipo di documento. In realtà falsificare quel documento è difficile, nel senso che quel documento è un documento che ha con sé non soltanto i dati che evidentemente ogni volta vengono riscontrati nelle banche dati dalle app ufficiali, cioè dei soggetti vaccinali, ma oltretutto porta con sé una certificazione elettronica, una chiave che serve per l'appunto a generare quel documento che in qualche modo ne connota l'autenticità. Allora, in pratica, io su Telegram, non mi voglio vaccinare e voglio comunque avere un Green Pass. Cosa faccio? Uno lancia una ricerca che spesso passa attraverso i social, dopodiché si trova il canale Telegram nel quale un soggetto dice di essere, anzi, rappresenta di essere tra i pochi a poter fornire un Green Pass. In quel caso lì si viene agganciati, si entra in un loop informativo per cui quel soggetto comincia a millantare, anzi, esibisce alcuni Green Pass che evidentemente è in grado di produrre. Chiede ovviamente un pagamento di quella che è la propria prestazione e comincia a richiedere anche dei dati o dei documenti. Quei documenti a loro volta vengono forniti dai malcapitati che, oltre a pagare, consegnano la propria identità digitale ad un soggetto che spesso riutilizza quei documenti o per piazzarli presso altri soggetti che fanno ogni sorta di crimine informatico. Oppure, ad esempio, per attivare carte di credito, conti bancari, come è successo per esempio nell'ultimo caso del ragazzo di Rieti, che poi utilizzava i dati che gli venivano inviati dai clienti, dai propri clienti, per aprire conti sui quali poi farsi corrispondere il denaro, provento di ulteriori. Ovviamente chi propone questo tipo di soluzione illegale, cerca di approvvigionarsi di quello che poi il controvalore attraverso forme di pagamento anonime e lo fa o garantendosi l'attivazione di una carta prepagata o di un conto bancario evidentemente intestato ad una testa di legno o, come abbiamo già detto, ad un ignaro soggetto che ha fornito i propri documenti, oppure lo fa attraverso il pagamento in Bitcoin o in criptovalute e lucrando quello che è il vantaggio che questi strumenti danno, cioè un sostanziale anonimato nella parte, che riceve quel pagamento. Un giro di affari, una cifra di quanto. Ma guardi, noi abbiamo analizzato alcuni wallet, erano in capo ad alcuni criminali che gestivano altri canali. Comunque stiamo parlando di decine di migliaia di euro, quindi abbiamo visto proventi per 30.000, 20.000, 15.000 euro. La cosa, diciamo, più sorprendente è che nonostante diverse campagne di alert, diverse campagne di comunicazione, ancora la gente pensa di potersi approvvigionare di un Green Pass falso andando su Telegram o andando sul dark web in rete a cercare qualcuno che in qualche modo riesca a fornirglielo. Diciamo che si è oramai possiamo parlare di sprovveduti in questo.